segretario e leader della Lega Matteo Salvini, che ringraziamo molto per la sua presenza stamane a Radio Anch'io. Senatore, benvenuto, buongiorno. Grazie per l'invito, buon viaggio e buongiorno a chi ci ascolta. Senatore, le faccio una domanda che è quasi più personale. Lei ha pronunciato delle parole di condanna esplicite, è la Russia che sgancia i missili, la Russia è in torto, ora la priorità è aiutare l'Ucraina. Ma dal punto di vista personale, è deluso da Putin, è deluso dalla Russia? No, io sono deluso dall'essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici, energetici e politici. E questo vale per chiunque. Quando c'è qualcuno che attacca e qualcuno che viene attaccato, è chiaro che bisogna schierarsi subito al fianco di chi è attaccato. Sto lavorando da ieri per la costruzione di corridoi umanitari per quei bimbi, per quelle famiglie in fuga, per quelle donne, per quei lavoratori. E il ruolo del Vaticano sarà centrale. Le straordinarie parole di Papa Francesco, la collaborazione con le ONG, con le associazioni cattoliche, anche il ruolo della Chiesa in Ucraina e in Russia. Io sto coltivando il dialogo a 360 gradi, perché non si può escludere nessuno. La priorità in questo momento è fermare le bombe, fermare i missili e fermare il flusso di sangue. Poi ragioneremo di geopolitica, di energia, di sanzioni e di tutto il resto. Adesso chiunque abbia buon senso. Però, senatore, realisticamente fermare adesso le bombe e l'aggressione mi sembra difficile, perché l'obiettivo della Russia, per quel che è possibile capire, è la sostituzione di Zelensky, la presa di Kiev. Che come si fa a trattare con chi aggredisce così? No, bisogna aiutare chi si sta difendendo, innanzitutto. E l'Occidente deve farsi delle domande, però, perché a ogni vuoto corrisponde una reazione. Se l'Occidente fugge dall'Afghanistan dopo migliaia di morti e anni di impegno, e oggi in Afghanistan ci ritroviamo i talebani, se l'Occidente fugge dalla Libia ed è la porta di casa nostra e la Libia è spartita tra Russia e Turchia, se l'Occidente ignora quello che sta facendo la Cina nel continente africano e in Sud America, e poi se tu sei distratto o sei malaccorto, evidentemente raccogli i frutti del tuo non agire. Però agire vuol dire far la guerra, senatore. Agire non vuol dire far la guerra. Noi non abbiamo intenzione di far la guerra. Ma per fortuna no. Però l'Afghanistan è il significato. Oggi le donne in Afghanistan vivono peggio di quando è cominciato il conflitto. Quindi evidentemente bisogna mettersi d'accordo tra noi stessi, se ci interessa la pace o ci interessano solo questioni economiche. Detto questo, io oggi conto di incontrare l'ambasciatore ucraino per mettere a disposizione tutto il sostegno possibile. Dal punto di vista italiano siamo quelli che hanno più da perdere da questo conflitto, perché l'autosufficienza energetica Francia e Germania in un certo qual modo ce l'hanno, i nostri no degli ultimi anni ci mettono in condizioni. Però forse, senatore, se posso, la questione che adesso interroga gli italiani è: siamo disposti a dei sacrifici pur di non darla vinta a Putin? La metto in una maniera molto diretta sulla questione del gas. Sacrifici in che senso? Ad esempio, il nostro fabbisogno non dipendere così tanto dalla Russia, essere disposti a rinunciare a un po' di... È meglio tardi che mai, è qualche annetto che io lo sto sostenendo. Il ritorno al nucleare, l'aumento della TAP, l'estrazione, la produzione di gas nazionale, i rigassificatori, i termovalorizzatori. Adesso qualcuno che è un professionista del no a prescindere si rende conto che se domani qualcuno a Mosca chiude i rubinetti, noi alle 6 di sera spegniamo la luce nelle città. Questo succede, non è una nostra scelta, succederà a prescindere dalla nostra disponibilità a fare dei sacrifici. Detto questo, oggi chiunque abbia un ruolo politico deve lavorare con gli ambasciatori, con i nunzi apostolici, con le associazioni umanitarie per fermare, limitare, arginare il conflitto. Se poi ci sarà un cambio di governo a Kiev, non dipende né da me né da lei. A me interessa lavorare per ridurre al massimo il numero di morti, di vittime e di profughi. L'ultima cosa davvero, ma se ci fosse un cambio di governo, l'Italia non dovrebbe riconoscerlo? No, i governi imposti con le bombe, evidentemente, questo vale anche per i talebani, non vanno riconosciuti.
però l'Occidente deve ritrovare la sua anima, perché a furia di fughe e di negazione della nostra identità, oggi, mentre noi siamo in diretta, Cina e India fanno la metà della popolazione mondiale e nel 2050 la metà della ricchezza mondiale sarà divisa fra Cina e India. Voi capite che questo atteggiamento di continua fuga da parte dell'Occidente non paga, e noi italiani in Libia, in Albania, ai confini con Trieste, siamo quelli più esposti al rischio. Però di queste analisi parleremo da domani in avanti. Oggi chiunque deve impegnarsi per fermare la guerra. Matteo Salvini, leader della Lega, segretario della Lega, grazie senatore, buona giornata e buon lavoro.